Lavori in corso nelle vie di Sondrio, terminata l'asfaltatura di Via Aldo Moro, ora tocca Via Tonale, in agenda nuovi cantieri in centro città e stasera via all'illuminazione della passerella sulle Cassandre. Pur in un contesto generale complesso, l'industria del territorio continua a crescere, a correre nel primo semestre dell'anno, in crescita domanda, produzione e fatturato, più 10% rispetto ai sei mesi precedenti. C'è molta provincia di Lecco nel girone B del campionato di promozione, quello in cui giocherà la nuova Sondrio Calcio. Ci sarà ancora il derby con la Colico Derviese. Attenzione al Lissone. Buonasera, buonasera a tutti. Sondrio in questi giorni è interessata da diversi cantieri, a quelli del 110% si sono aggiunti i lavori di asfaltatura che interessano importanti assi di scorrimento. In via Aldo Moro il manto è stato rinnovato, la tocca a via Tonale e stasera alle 21 verrà inaugurata l'illuminazione della passerella sulle Cassandre del Mallero. Siamo in via Aldo Moro, i lavori procedono di asfaltatura, questo tratto è stato ultimato, cosa ci attende nei prossimi giorni? Sì, abbiamo ultimato il segmento principale che sostanzialmente a partire dal settimo ponte poco più avanti va a comprendere tutta la via Aldo Moro, compresa la rotonda sulla via Vanoni. Nei prossimi giorni si proseguirà nell'intervento lungo la via Tonale, dove sostanzialmente verrà ripristinata una sezione di 2 metri in modo da andare a sistemare la problematica legata appunto alla mini trincea, legata agli scavi della fibra che erano stati fatti. Poi ci sarà una sospensione di 1 settimana e poi si proseguirà con il rifacimento della rotonda di via Samaden e il completamento dell'intervento nell'ultimo segmento di via Tonale. Quindi fondamentalmente nell'arco di 2 settimane, perché ci sarà appunto una sospensione di 1 settimana, si andrà a completare tutto l'asse Moro Tonale. Da tempo non si interveniva. È stata l'occasione anche per andare a sistemare la piattaforma, sono stati riportati in quota numerosi chiusini e andiamo a sistemare anche i cordoli e i marciapiedi in alcuni tratti puntuali. Quindi è stato un intervento, anche se vogliamo, piuttosto complesso, perché da tempo veramente non si interveniva anche un po' sulla piattaforma. Nei prossimi giorni saranno interessati anche altri assi importanti, assi viari interni. Su Trento Trieste è in corso una progettazione, perché andremo a fare alcuni interventi, chiaramente un asse cittadino viario molto molto importante. Dobbiamo effettuare alcuni ripristini puntuali, ma ad esempio nella parte di Viale Prese, ma vorremmo cogliere l'occasione per appunto fare un intervento più significativo, perché va fatta una riqualificazione più ampia, e quindi sono in corso le progettazioni di alcuni interventi che poi vedranno la luce nei prossimi mesi. Si andrà anche appunto in alcuni casi a modificare la tipologia della pavimentazione per renderla più adeguata ai carichi di traffico. Poi ci saranno tutta una serie di interventi, questi che partiranno nei prossimi giorni, diffusi in città con una serie di ripristini su stradali su cui negli anni scorsi sono stati fatti interventi, scavi per sottoservizi i più disparati, dalla fibra ottica appunto a reti pubbliche, e quindi si andrà fondamentalmente a fare il ripristino puntuale e migliorando chiaramente, riportando le strade appunto alle loro condizioni standard. Energia a costo zero destinata a scopi sociali. La Regione, con una delibera proposta all'assessore alle risorse energetiche, ha individuato i potenziali soggetti che possono beneficiare per il 2022 dell'energia elettrica fornita gratis dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche in base alla produzione 2021, come previsto dalla legge regionale del 2020. Anche per quest'anno la Giunta ha scelto di trasferire a tutti i territori interessati dalla presenza delle dighe, quindi anche la provincia di Sondrio, il 70% delle somme che saranno introitate. Le categorie alle quali i comuni e la provincia di Sondrio potranno dare il beneficio di energia gratuita sono edifici scolastici pubblici, impianti e infrastrutture sportive pubbliche, edifici e biblioteche pubbliche, RSA pubblico-private accreditate, ma anche famiglie residenti nel comune beneficiario con ISEE inferiore a 15.000 euro e famiglie residenti nel comune beneficiario con 2 o più figli con ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro. L'economia, malgrado le incertezze del periodo, l'industria del territorio
continua a correre. Il primo semestre 2022 ha segnato infatti un incremento di domanda, attività produttiva e fatturato di quasi il 10% rispetto ai sei mesi precedenti. Vediamo. Tra tante incertezze, l'industria nel nostro territorio riesce ancora a crescere e anche con decisione. I dati dell'osservatorio congiunturale realizzato dalla Centro Studi di Confindustria per i primi sei mesi del 2022 tracciano uno scenario caratterizzato da un aumento degli indicatori associati a domanda, attività produttiva e fatturato nei territori di Lecco e Sondrio. Il miglioramento è rilevabile sia a livello tendenziale, attraverso il confronto con i primi sei mesi del 2021, più 10,7% per i tre indicatori, sia a livello congiunturale, nel confronto con lo scorso semestre luglio-dicembre, più 9,6%. Le aspettative per il semestre luglio-dicembre 2022 rivelano prudenza e, pur restando positive, si mantengono al di sotto dei 3 punti percentuali, in media più 2,3% per i tre indicatori. La situazione è ancora particolarmente complessa, evidenzia il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni, con indicatori positivi che, se da un lato non sorprendono, confermati dal sentiment dei colleghi imprenditori, dall'altro non consentono di accantonare le preoccupazioni date soprattutto dalla grande instabilità dello scenario e dal permanere di criticità, prime fra tutti i costi di materie prime ed energia e le strozzature nelle catene di fornitura, a cui si aggiungono gravi elementi di incertezza, dal conflitto che ha per teatro l'Ucraina al permanere della pandemia fino al contesto politico italiano con le elezioni ormai vicine. L'indicatore relativo all'occupazione, evidenzia il direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio, Giulio Sirtori, continua a mantenersi stabile, sorretto dai risultati positivi che le imprese hanno conseguito nei primi sei mesi dell'anno, nonostante tutte le difficoltà. Continua anzi a rappresentare un nodo che rischia di bloccare la crescita, la mancanza di risorse umane e competenze da inserire in azienda, soprattutto di ambito tecnico-industriale, ma non solo. Ci spostiamo in Valchiavenna, via libera lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, ERSAF e Comune di Ville di Chiavenna per la progettazione e realizzazione del sentiero dei confini. Lo ha approvato il Consiglio Comunale su proposta dell'assessore al turismo e programmazione economica. Lo stanziamento regionale di 1,5 milioni di euro, pari al 90% dell'opera. Si tratta di un progetto di rilevanza sovralocale, spiega il sindaco, che collegherà il sistema dei sentieri della Bregaglia Svizzera a quelli della Valchiavenna, migliorandone la fruizione. Andiamo in Alta Valle, bilancio positivo per gli eventi andati in scena a Bormio e Livigno nell'ambito della Milanesiana 2022. Piace il binomio cultura e turismo. Direi che il pubblico ha risposto molto bene, quindi questa è la vera prova del risultato di questa esperienza. Per noi è il sesto anno, per Livigno il primo, però primo di una lunga serie, quindi non finisce qui. È un segnale anche di una relazione tra due territori apparentemente molto differenti e molto distanti. Allora, Bormio e Livigno si sono dichiarati già l'anno scorso di voler lavorare insieme e questa è proprio la prova provata che lo stiamo facendo. La Milanesiana in campo culturale è un evento molto importante e abbiamo voluto condividerlo e ci è sembrato un buon inizio. Poi abbiamo anche altri progetti in pista, in campo turistico, in campo di comunicazione, l'evento olimpico ci accomuna, quindi direi che avremo modo di parlarne più avanti. Devo ringraziare il Comune di Bormio, qui Livigno era indietro rispetto a loro, nel senso, come diceva Silvia, sei volte loro hanno ospitato questo grande evento, noi la prima volta, però ci tenevamo a far capire che Livigno non è solo sport, non è solo turismo, ma è cultura, e la Milanesiana ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere la località in maniera diversa, ci ha dato un punto di riferimento e anche un punto di vista diverso rispetto a quello che di solito viene percepito dalla nostra località. Quindi grazie davvero a tutti quelli che si sono fatti trasportare da queste grandi serate, da queste tre serate, ed è stato davvero emozionante. Un grazie particolare al mio assessore Sciaronzini, che ha seguito davvero bene tutto, e come si diceva prima, Livigno e Bormio, se vorranno restare competitivi, avranno solo un fattore
da seguire quello di lavorare assieme. Sul palco una donna molto forte, capace, intelligente, coraggiosa, che ha lanciato un messaggio importante. Sto pensando agli ospiti che hanno parlato, però ti devo confessare che la prima donna a cui ho pensato quando mi hai detto questo è Paola Romerio Bonazzi, perché se non fosse stato per lei, noi abbiamo iniziato 6 anni fa insieme così questa avventura nel 2017 con il Rotary Club Bormio Contea, e poi l'abbiamo portata avanti, e direi che la prima donna che mi è venuta in mente è lei. Poi ne abbiamo avute tante di donne sul palco, abbiamo parlato proprio anche del ruolo della donna in questo mondo moderno e nel mondo dell'economia, nel mondo dell'impresa, che a volte è un po' difficile per ruolo femminile. Poi abbiamo una donna per eccellenza che è Elisabetta Sgarbi, che è la mente di tutto questo. E ora parliamo di sport, di calcio. La nuova Sondrio Calcio dal 4 settembre sarà impegnata nel campionato di promozione. Nel girone B, quello dei biancazzurri, sono state inserite diverse squadre della provincia di Lecco: Colico d'Erviese, Calozio Corte, Costa Masnaga, Galbiate, Missaglia, Olgiate Aurora e Grenta Arcadia. I ragazzi di Mister Fraschetti ritroveranno avversari agguerriti già affrontati nella passata stagione, come il Lissone. Ricordiamo che la prima amichevole estiva è in agenda sabato a Livigno contro la Primavera del Monza. E ora andiamo in quota all'Alpe Piazza, il rifugio con l'alpeggio, una gita da non perdere nella splendida Valle del Bitto di Albaredo, protagonista di Itinerari, in onda stasera alle 20.20 e alle 21.40, sabato alle 19.40. Ecco una breve anticipazione. Quest'oggi siamo nella splendida Valle del Bitto di Albaredo per San Marco, e la nostra meta sarà la vetta del Monte Lago, che raggiungeremo attraversando l'Alpe Piazza, tutt'oggi Monticata, e l'omonimo rifugio presso il quale sorge l'antica casera dell'alpeggio. Questo è un alpeggio storico? Sì, questo qua è un alpeggio della Valle del Bitto. Erano le due valli storiche, la Valle del Bitto di Albaredo e la Valle del Bitto di Gerola. Questa fa parte della Valle del Bitto di Albaredo. Qui all'Alpe Piazza siamo nei pressi della casera, e qui vicino c'è anche il rifugio Alpe Piazza. Buongiorno a tutti, benvenuti, sono Nadia, la capanata, cioè la rifugista. Qui siamo nella Valle del Bitto di Albaredo. Sì, Valle del Bitto di Albaredo, nel cuore del Parco delle Orobie Valtellinesi. Siamo a 1835 metri d'altitudine, sulla direzione per il Passo San Marco. È un crocevia, perché qui si può arrivare dalla Val Tartano, si può arrivare appunto da Morbegno, si può arrivare dal Passo San Marco, quindi dalla Bergamasca. È un buon punto di strategico per escursioni anche in bicicletta. Bene, con questo davvero tutto, l'appuntamento anche sul web, con il nostro sito, la Web TV, la nostra presenza sui principali social. Vi auguro una buona serata.